tosse o mal di gola come la sottoscritta in questa giornata, che poi tra l'altro sono tipici proprio di questo periodo, impariamo a fare in casa alcuni rimedi dolci, naturali e soprattutto economici. Allora do subito il buongiorno, buongiorno a Lucia Buffaro, l'insegnante, la super insegnante all'Università del Saper Fare, progetto del Movimento per la Decrescita Felice. Allora Lucia, mettiamoci subito all'opera, quali sono quindi, cosa bisogna fare per preparare questi rimedi così buoni, dolci e economici? Allora guarda, io comincio con dei rimedi giocosi in modo tale che anche bimbi riescono in qualche modo a curarsi una tosse secca in modo molto divertente. Per farlo prendiamo semplicemente 100 grammi di zucchero integrale di canna. Brava, infatti vedi dal colore, lo mettiamo sul fuoco, sì. Aggiungiamo 100 grammi sempre di questo meraviglioso succo di melograno. Ok, il quindi succo... 100 e 100. Esatto, quindi lo mettiamo a freddo in un classico pentolino. Il melograno è un frutto elisir perché contiene tantissime vitamine, è un concentrato, è anche antisettico. Ha tante proprietà benefiche. Quindi va sempre, infatti lo straconsiglio per il periodo invernale. Va sempre bene. Sì, infatti questi sono gli ultimi, però noi continuiamo a mangiarli anche in questo periodo. Finché ci sono ne approfittiamo. Allora, nel frattempo li sta cuocendo, quindi a fiamma. Allora, a fiamma fuoco... molto bassa, dobbiamo fare il classico caramello, però invece di usare l'acqua usiamo il succo di melograno. Dopo circa 20 minuti più o meno sarà evaporato e tutta la parte acquosa, ma rimangono però le proprietà. Che cosa ci facciamo con questo caramello al melograno? Cosa molto ci... dolce, un po' agrumato. Aspetta, quando riusciamo a capire quindi che è pronto? Allora, c'è il trucchetto. Dopo circa 20 minuti, per capire se è diventato caramello, si prende un classico bicchiere d'acqua. Mettiamo una goccia dentro, se la goccia rimane ferma, quindi entra nell'acqua, rimane una goccia, si cristallizza e scricchiola anche, fa questo rumore, scricchiola addirittura? È pronto. Se invece fa questa cosa qui, che va in profondità e si scioglie, sì, non è pronto. Non è ancora pronto, quindi anche perché non sono ancora trascorsi i 20 minuti. Dopo circa 20 minuti dobbiamo cominciare, anzi un po' prima dei 20 minuti, ci cominciamo ad organizzare per le formine. Come fare le lecca-lecche? Che per i bimbi. Allora prendiamo il lumino, quello delle candele. Sì, certo. E estraiamo la candelina ovviamente che è dentro. Possiamo farlo anche con quelle, no, che abbiamo già usato, quindi invece di buttare la parte di alluminio. Ottimo suggerimento. La laviamo, la puliamo, aggiungiamo un pizzico d'olio. Questo è veramente fondamentale, altrimenti si attacca, perché comunque ha un alluminio antiaderente, dato che non è nato per come fare le teglie, come le teglie, bisogna ungerle. Bravo, esatto, la mini teglietta. La ungiamo bene. Poi dopo di che dobbiamo incidere con una forbice, fare un piccolo taglio molto semplice, possiamo farlo fare anche a bimbi con le famose forbici punta arrotondata per bimbi. Dopodiché prendiamo o uno stecchino per il gelato o uno stuzzicadenti, quelli classici, va bene. Okay. E lo inseriamo dentro eccolo qua. Ah, ecco perché serve il taglio, quindi per inserire lo stuzzicadenti. Sì, il taglio vedi non deve essere enorme, altrimenti poi fuoriesce. Sì, certo. Quindi semplicemente quando il caramello sarà pronto dovremo colare dentro. Possiamo fare o queste lecca-lecche che sono ottime per una tosse secca, in modo tale che, sai, lo zucchero scioglie oltre a prendere le vitamine, oppure possiamo fare le caramelle anche per buone. Le caramelle, eccolo qua, in questo caso dobbiamo semplicemente colare qualche goccina. Oppure, come ti dicevo, possiamo fare le nostre belle lecca-lecche, eccole qua. Quindi in pochissimi minuti abbiamo pronte. Queste sarebbero le nostre caramelle? Sì, come vedi ho fatto un caramello più scuro e uno più chiaro per dare punti di colore. Beh, troppo carino, davvero. Questo qui è da provare a casa, sia per i grandi che per i piccini, è divertente. Adesso invece, però, parliamo anche di un balsamo che ci aiuta a respirare un pochino meglio. Allora, per il balsamo, anche qui facciamo qualcosa di giocoso, di profumato, che in modo tale che potranno divertirsi anche per tutta la famiglia. Dobbiamo semplicemente sciogliere a bagnomaria della cera d'api. Ah, questa è cera d'api? Sì, esattamente, alziamo un pochino il fuoco. La cera d'api si compra o in farmacia o in erboristeria o addirittura in ferramenta, perché si usa ferramenta? Sì, per i mobili, serve per i mobili, per nutrire i mobili. Dobbiamo farla sciogliere a bagnomaria mettendone circa 2 cucchiai sminuzzati, quindi prendiamo
prendiamo un cucchiaio, mettiamo dentro i pezzettini sminuzzati. Sì. Dopodiché una volta che è sciolta la cera, una volta che in realtà mentre si sta ancora sciogliendo la cera, aggiungiamo invece oltre due cucchiai di cera, tre cucchiai di olio d'oliva, va benissimo. Va bene. Va bene anche un olio di semi, ci serve semplicemente per ammorbidire e rendere più emolliente il nostro unguento. Sì. Questo unguento sarà eccezionale per i bronchi. Allora, il classico, no? Non so se ti ricordi le nostre mamme quando eravamo bambini che ci aprivano qua e ci cominciavano a massaggiare qui, un unguento comprato in farmacia. Il naso anche. Sì, noi ce lo facciamo, ce lo autoproduciamo il nostro unguento. E vedi, questo si fa, in realtà in un minuto circa si scioglie tutto. Subito. Quando sarà pronto dovremo aggiungere delle goccine che fanno la parte questa emolliente, decongestionante. Sono 9 goccine di olio essenziale di canfora, si compra in erboristeria. Ok, che vanno aggiunte qui quindi? Vanno aggiunte quando questo è tutto sciolto, prima di travasarlo in un barattolino. Ne aggiungiamo 9 di canfora. 9 di canfora, segnate, mi raccomando, a casa. I dosaggi devono essere precisi, perché precisi, l'olio essenziale. Non, né di più né di meno. E 5 di eucalipto, entrambi. 9 e 5. Danno la possibilità di avere un prodotto decongestionato, sì, in modo tale che quando lo spalmi, oltre a entrare nei bronchi, l'effetto dell'olio essenziale, l'odori. E quindi si scioglie anche un pochino il naso. Benissimo, un altro super rimedio di Lucia. Adesso però parliamo velocemente, Lucia, che ci è rimasto pochissimo tempo, sì, di la doppia anima di un oggetto. In questo caso oggi parliamo della spillatrice, che però non utilizzerà Lucia per spillare i fogli, ma per fare un'altra cosa. Per spillare l'orlo scucito di un vestito. Siamo in ufficio, dobbiamo andare via per l'aperitivo. Oppure dobbiamo uscire di casa velocemente. Ci si è scucito, vedi, come in questo caso, semplicemente pinzo. Ovviamente è d'emergenza, però è d'emergenza, guarda, si vede ovviamente, anche molto poco. Però non si vede, no, ed è fantastico. Quindi, benissimo, abbiamo donato una doppia anima alla nostra spillatrice. Grazie come sempre a Lucia Cuffaro e buon anno! Buon anno, evviva!